Buon pomeriggio a tutti, io sono Luigi Belluzzo, per chi non mi conosce, ma in quanto meeting e webinar volutamente ristretto ai nostri clienti e agli amici dello studio, vi do il benvenuto. Abbiamo deciso di fare un webinar, anche se è meno popolare di un seminario, per consentire, diciamo, di ragionare insieme di questa circolare 34E. E appunto con un tema tra commerciali, non commerciali, holding e nuova pianificazione patrimoniale in Italia. L'idea del webinar è quella di consentire, diciamo, le riflessioni all'interno del nostro gruppo di lavoro con un programma del nostro studio, con un programma ricco ma che starà nei 60 minuti promessi dopo un veloce ma importante contesto di riferimento sulla circolare. Lascerò la parola ad Andrea Moia per un ragionamento sullo sdoganamento, se dopo lo sdoganamento giuridico si sia verificato anche lo sdoganamento tributario con la circolare dell'Agenzia delle Entrate, per poi passare a un inquadramento di trust e imposte dirette, trust e imposte indirette, in cui Domenico Sanicandro ci presenterà le sue riflessioni, trust e obblighi di monitoraggio fiscale, in cui Paola Bergamin ci mostrerà le sue valutazioni e osservazioni, per poi andare a chiudere con Valerio Vallefuoco. Come sapete, abbiamo quest'anno aperto insieme a Roma e annunciato la nostra alleanza professionale sull'impatto in termini di registro dei beneficiari, titolari effettivi, dove ci sono le novità della sentenza della Corte di Giustizia europea e in generale facendo un ragionamento sulla residenza dei trust a livello internazionale. Abbiamo cercato di essere pragmatici, come siamo abituati a fare, e di fare anche alcuni esempi, quindi sono sicuro che tutti sarete felici nel sentirci dire che non andremo a discutere di che cosa dice la circolare, ma daremmo un po' per letta la circolare. Inizierei quindi a ragionare del contesto di riferimento. E questa slide aiuta un po' tutti quelli che, come me, erano presenti all'inizio degli anni 90. Da questo trust, a questo sconosciuto, a quello che appare a tutti gli effetti una forte presa di posizione, e io devo dire anche positiva presa di posizione, dell'Agenzia delle Entrate, che a valle di tutta una serie di valutazioni sull'ordine civilistico, e dico civilistico per via della Convenzione dell'AIA, che come tutti sappiamo ormai più di 30 anni fa, da più di 30 anni esplica i suoi effetti in Italia e non solo, ha portato tutta una serie di valutazioni. Nel 2006 il governo Prodi i vincoli di destinazione, per poi passare alla soggettività passiva dei trust inseriti nel testo unico ai fini delle imposte dirette, fino alle grandi stagioni delle circolari, la 48E, la 3E, con tutti i suoi problemi che ha avuto, alla 61E, a un revirement della giurisprudenza che è iniziato nel 2016 per essere travolgente ormai in questi anni, non si contano più le sentenze, fino a quell'11 agosto 2021, che ci ha portato tutti ansimanti, prima di Ferragosto, a valutare quelle tante e complicate, anche come sintassi, pagine della bozza che, grazie a un lavoro fatto dai principali società del settore, dai principali studi del settore, è arrivato, secondo me, meritoriamente, alle riflessioni finali che ci danno finalmente le linee guida del fisco attraverso la circolare 34E del 20 ottobre ultimo scorso. In questa circolare mi piacerebbe individuare alcuni nove highlights. Il primo, a livello di imposte dirette, cercavo di essere proprio andare al dunque. Beh, intanto c'è tutto un tema sulla trasparenza dei trust non residenti, con beneficiari individuati residenti e una interpretazione dell'Agenzia delle Entrate tecnica di estensione dei principi di territorialità. Come seconda battuta, una nuova rilevanza fiscale delle distribuzioni da parte di trust opachi commerciali e direi una presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate sui trust commerciali. Quindi discuteremo poi ad esempio dei trust holding. Infine, tutto il tema dei redditi paradisiaci dei trust opachi stabiliti in paesi con regimi fiscali privilegiati. Non dobbiamo confondere whitelist, blacklist dell'articolo 73, ma dobbiamo andare a vedere il significato di stabiliti, come avremo modo di vedere. Dal punto di vista delle indirette, devo dire che ci sono state anche qui delle importanti prese di posizione interpretative dell'Agenzia delle Entrate. Innanzitutto,
confermando la linea giurisprudenziale e quindi andando a fissare l'attribuzione stabile di ricchezza, aggiungo, come condizione per l'applicazione del testo unico successione, e quindi andremo a vedere come questo aspetto implica una forte analisi delle categorie giuridiche a cui siamo sempre stati abituati. Faccio esplicito riferimento ai discretionary trust, ai vested beneficiaries e ai bare trust, ai trust nudi. Poi ovviamente dovremo declinarli nelle singole giurisdizioni e guardarne alle implicazioni per il fisco italiano, che ci ha dato anche delle definizioni. Inoltre, ci sono delle posizioni giuridiche di riferimento non banali, che sono: che succede per i trust esistenti al 20 ottobre, quindi il tema del rapporto esaurito che andremo a discutere, oppure se ci sono fattispecie innovative per cui alcuni temi valgono dal 1 gennaio 2020 o meno, che faccio esplicito riferimento qui in tema di dirette ai beneficiari residenti. Sul monitoraggio non mi dilungo, ma devo dire che meritoriamente c'è una forte distinzione tra i trust discrezionali e non discrezionali. E last but not least, che siamo sempre a cavallo tra l'Italia e l'Inghilterra, è sostanzialmente attenzione che c'è un'innovazione che è uscita con la bozza, ma è stata confermata con forti implicazioni lungo tutte le pagine della circolare 34E, attenzione che il criterio di contabilizzazione conta e il criterio di contabilizzazione che le entrate ci hanno suggerito di seguire è reddituale italiano, quindi non contabile, non principi contabili, non income and capital the English way, ma reddituale italiano, con una distinzione del patrimonio del reddito che dà benefici sia a livello delle imposte dirette che, forse sorprendentemente, a livello delle imposte indirette. La mia ultima slide è legata alla definizione di trust discrezionale. Volevo riflettere insieme a voi, che siete tutti soggetti qualificati per essere tecnici e comprendere, che c'è una certa attenzione, nel senso che la circolare 34E ci fornisce una definizione, a pagina 8 o 6, se non lo ricordo a memoria, dovrei saperlo, di trust discrezionale, che è un po' diversa da quella che cita della circolare 48E del 2007. Questa differenza sta nella O che in basso a destra vedete. Cioè c'è una O in più che secondo me rende giustizia di tutto quello che io ho sempre dichiarato, e cioè che anche nella 48E del 2007 non c'era nessuna E, ma poteva esserci un trust discrezionale nel caso in cui il trustee o un protector o un comitato di protector individui in futuri beneficiari le loro rispettive posizioni, o le modalità o i tempi di attribuzione dei benefici. Attenzione però che la definizione di trust discrezionale continua, una definizione quindi del fisco italiano sul trust discrezionale, continua a parlare anche di facoltà del disponente di nominare in un momento successivo all'istituzione il beneficiario, che in realtà non è una fattispecie del diritto di discretionary trust, ma che ha forti implicazioni in campo di imposte dirette, indirette, e del monitoraggio e del registro di titolari effettivi, come andremo a vedere più avanti. Un'ultima riflessione, che è la freccia verde, questa economia circolare delle definizioni, è probabilmente la 61E superata, cioè c'è tutto il tema dell'interposizione che coerentemente, dando una lettura teleologica, ma anche letterale, della circolare 34E, porta a ragionare, a riflettere, e avremo modo di dibattere in futuro, se le fattispecie che per la 61E davano interposizione fiscale sono ancora coerenti dopo che la circolare 34E successivo non fa che richiamare alcuni pezzi delle vecchie circolari quando di interesse dell'Agenzia delle Entrate. Ecco, da questo punto di vista, benvenuti, ne parleremo e ne discutiamo insieme, e quindi Andrea ti lascio il palco. Benissimo, l'oggetto del mio intervento è un po' di intrecciare l'aspetto civilistico con quello fiscale, perché sostanzialmente noi abbiamo una situazione a livello di diritto civile piuttosto definita, no? Il trust è stato riconosciuto dal nostro ordinamento attraverso la ratifica del 1900, nel 1996 della Convenzione dell'Aia da parte del governo italiano. E quindi sostanzialmente nel corso di tutti questi anni, ormai 26, sono state elaborate teorie dottrinali e anche orientamenti giurisprudenziali
molto dettagliati con riferimento proprio all'applicazione civilistica del diritto dei trust. Cioè, questi decenni sono stati molto utili per dare un quadro, devo dire, sempre più interessante e confortante, visto che l'Italia è stato il primo paese di civil law a riconoscere questo istituto, a implementarlo, e ovviamente tra mille, diciamo, situazioni a codificarlo con una casistica di natura giurisprudenziale. E questo è un aspetto molto, molto importante, no? Non abbiamo ancora una legge sui trust, ma non ne abbiamo realmente bisogno perché in base al meccanismo della convenzione dell'AIA, noi professionisti possiamo scegliere quella che è la legge che meglio si attaglia a quelle che sono sostanzialmente le esigenze del caso in esame, ed è questo uno degli aspetti più importanti. E possiamo fare una sorta di forum shopping in base a quello che sono le esigenze. Se io ho dei beneficiari con particolari esigenze, se io mi trovo a dover proteggere il patrimonio, se io devo fare un trust per garantire una operazione di natura commerciale o in una procedura concorsuale. E questo è una grande opportunità. Cioè, paradossalmente, il fatto di non avere una legge regolatrice italiana ci dà molte più possibilità rispetto a quello che noi potremmo pensare in una legge tradizionale. Detto questo, che cosa in questi anni ha creato qualche difficoltà? Il trattamento tributario, perché la normativa tributaria è sempre stata limitata in pochi articoli del testo unico, che dovevano essere un po', diciamo, interpretati da tutti gli operatori e che l'agenzia, in modo abbastanza ondivago, ha interpretato negli ultimi anni. E l'evoluzione ultima, invece, attraverso questa gestazione di questa circolare, io ritengo che quantomeno ci dà una visione sistematica di quelli che sono gli orientamenti tributari in materia di trust su diverse fattispecie. E quindi c'è una sorta di sdoganamento giuridico-fiscale della circolare anche da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dobbiamo ricordare che la circolare non è la legge. La legge è quella che fa se il provvedimento del legislatore e l'interpretazione che è data dai giudici, dei tre gradi di giudizio. Però dobbiamo anche ricordare che una circolare ci dà delle linee guida che in passato erano un po' ondivaghe, contraddittorie, perché? Perché si sono stratificati in una serie di circolari che a volte cambiavano in continuazione o cambiavano alcune interpretazioni sulla medesima fattispecie. E il pregio di questa circolare è che ha cercato un po' di riassumere certe posizioni, indicando agli uffici delle linee guida. Quindi questo costituisce un'importante opportunità per tutti noi operatori per poter sfruttare questo strumento. In modo particolare, la circolare ha dato una serie di definizioni, diciamo a livello pratico, come il concetto di trust autodichiarato, la trust liquidatori di garanzia familiari, il trust relativi alla legge sul dopo di noi, che ci consente finalmente di sistematizzare quelle che sono le fattispecie a livello tributario nella visione dell'Agenzia delle Entrate, che magari non è quella che a volte possiamo condividere, però almeno sappiamo come comportarci. Quindi questo ritengo sia la grande opportunità. Detto questo, io poi non voglio sovrappormi su altre relazioni dei successivi relatori. Detto questo, una rapida considerazione, direi, che è quello che la parte civilistica, alla luce della nuova circolare, deve a mio avviso essere un po' rivista, cioè le modalità con cui noi andiamo a redigere gli atti istitutivi di trust deve essere cambiata. Perché? Perché alcune interpretazioni che sono state dall'agenzia sono innovative, determinano delle opportunità, ma determinano, diciamo, anche una diversa concezione del modo in cui dobbiamo redigere gli atti di trust. E faccio un esempio molto semplice, no? Questo concetto di attribuzione stabile che è stato elaborato dalla prassi dell'agenzia, di questa circolare,
fa sì che se io faccio un trust, costituisco un trust retto alla legge di Jersey, che è un classico della prassi italiana, la legge di Jersey prevede la possibilità da parte dei beneficiari di potersi farsi assegnare l'intero patrimonio del trust a certe condizioni. Ecco che in questo caso potenzialmente ci può essere un rischio che l'agenzia la interpreti come una forma di attivazione stabile, che dipende dalla posizione del beneficiario. E quindi in questo caso dovremmo evitare, diciamo, che questo avvenga, come evitare anche che la famosa regola Sandes Votiede sulla chiusura del trust sia applicata in modo sistematico, perché anche questa soluzione potrebbe determinare degli impatti diversi con riferimento alla tassazione. La stessa cosa, la revisione di quelle che sono tutte quelle clausole che attengono principalmente a che cosa? Attengono principalmente alla modalità con cui si devono fare le distribuzioni e in che modo è la rendicontazione, perché la rendicontazione diventa una fattispecie sempre più importante, però dobbiamo anche prevedere un obbligo in capo al trustee sulla rendicontazione per consentire distribuzioni di capitale e di reddito. Questa è un'opportunità molto importante, ma anche la redazione delle clausole deve cambiare radicalmente. Questi sono due flash molto rapidi che ci fanno capire che siamo in una nuova era dell'applicazione dei trust in Italia, con tante opportunità e che ci consentirà di fare delle operazioni, come vedrete nelle successive relazioni, particolarmente interessanti, sia nel campo dei diritti immobiliari che imprenditoriali e anche nel campo del real estate. Io direi Grazie, che ho finito la mia tempistica. la cosa che è rilevante è che all'interno dello studio stiamo ragionando, per i trust esistenti abbiamo già lanciato un progetto di trust check-up perché anche rivolto ai soggetti esteri, ai trustee esteri in particolare, ma anche ai trustee domestici, per andare a verificare la struttura giuridico-tributaria in modo da poter fare alcune variazioni innovative e interpretative da discutere, ma che consentano poi a un eventuale interprete dell'Agenzia delle Entrate di ritrovarsi rispetto alle linee guida della 34E. Da questo punto di vista, procedo io nel andare a discutere di imposte dirette. Cioè, queste imposte dirette sostanzialmente, dovesse condividere adesso, io non pretendo che questa slide sia. Essendo dei tecnici, abbiamo l'obbligo non solo morale di discuterlo. Cioè, la circolare 34 è, guardandola e leggendola da un punto di vista, diciamo, puro, fa una grande distinzione. Non è più la vecchia, sono d'accordissimo con Andrea, è una nuova era. Noi dobbiamo domandarci: ma questo trust è commerciale o non è commerciale? E attenzione che già questa distinzione, se trust è commerciale, dobbiamo vedere se è dotato di quella sostanza sulla forma che ne dà la commercialità, perché si sentono già molti dibattiti nei vari corridoi, nei vari aerei che frequentiamo, nei vari treni che frequentiamo, e da questo punto di vista, prima distinzione è: ma siamo innanzi a un ente commerciale o non commerciale? Perché non c'è dubbio che siamo di fronte a un trust riconosciuto dalla Convenzione dell'AIA. A quel punto mi devo domandare se è residente o non è residente. Stiamo nella parte sopra. È un trust non commerciale, non residente, opaco o trasparente? Non perderei tempo. È molto chiaro cosa intende il fisco italiano per un trust opaco, per un trust trasparente, e devo guardare al reddito. Ebbene, quando è opaco, devo domandarmi se è non residente, se è paradisiaco o non paradisiaco, cosa? Il reddito del trust. Poi andremo a discutere meglio questi aspetti, ci sono le slide di dettaglio, le avete lette, però è molto importante dire che il paradisiaco, per definizione, con un'aliquota, con un tax rate, scusate l'inglese, con un tax rate inferiore alla metà, non è che è un blacklist. Cioè, il trust whitelist può essere, proprio perché c'è tutto questo dibattito, che secondo me non è più un dibattito, vista la presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate, in cui anche in Unione Europea e anche nello spazio economico europeo posso trovarmi innanzi a trust whitelist che producono redditi paradisiaci. Che succede col paradisiaco? Beh, vado poi per cassa. Cioè, non ho un criterio di imputazione come per trasparenza,
dove per il fisco italiano, quando ho trasparenza, non importa più se è paradisiaco o non paradisiaco, perché c'ho sempre piena trasparenza. Ecco, su questo vedete delle faccine che siamo abituati a fare in studio, sono faccine più per noi che per voi in questo momento, che è passato poco più di un mese dalla circolare, sì, ci saranno molti dibattiti, dove c'è la faccina verde e il baffo verde significa che non abbiamo particolari temi. Invece dove ci sono le faccine che pensano, per esempio, un trust non commerciale residente trasparente, con beneficiari non residenti, sì, io sarei abbastanza tranquillo che la 61 è superata, ma dobbiamo domandarcelo e dobbiamo domandarci che succede in capo al beneficiario non residente, cioè il papà fa un trust in Italia con non commerciale, residente, trasparente e il figlio vive in Germania. Che succede per i redditi di fonte italiana e per i redditi di fonte non italiana? E ci sono una serie di temi, non serve qui discuterlo. Oppure, che succede con la nuova interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che supera il 23 del TUIR per linea interpretativa, che come giustamente ha detto Andrea, non è legge, però certo non ci mettiamo ad andare contro l'agenzia. Ecco, quindi questa prima mappatura delle imposte dirette per renderla, come si dice, potabile, ho fatto un esempio. Questo esempio è piuttosto comune nell'interesse generale del dibattito odierno ed è il seguente. Ma siamo tutti abituati a una struttura con un trust non commerciale che controlla una holding, che controlla un gruppo con le società operative, no? Come io dico sempre, famiglia, holding di famiglia, holding di gruppo, gruppo. Bene. Da questo punto di vista è particolarmente interessante e significativo dirci che la circolare, parlando di trust commerciali, quindi sdoganandoli, prende una posizione forte. Cioè dice, essendo soggetti IRES, quando il beneficiario del trust commerciale riceve il frutto, ipotizziamo il dividendo, mi porta in capo al beneficiario e il beneficiario viene tassato al 26%. Se però io inserisco in questo le categorie di trust opaco e trasparente, ho una serie di conseguenze, per cui qui bisogna fare molta attenzione. Però è evidente che in questo momento potrebbe essere interessante domandarci, ma i trust che non sono società, sono soggetti, i trust commerciali che non sono società, sono assoggettati alle norme contro le società schermo? Sono assoggettati alle norme contro le società di comodo? E ancora, ma il livello di governance che posso fare arbitrando giuridicamente, come ha appena finito di dire Andrea, arbitrando giuridicamente nei DID, ma siamo sicuri che non hanno una tenuta così forte da renderla quasi migliore della governance attraverso le società? Certo, ho uno scalino di comprensione da parte del cliente, perché è chiaro che nel diritto societario si trova a suo agio, nel mondo del diritto dei trust, che è un diritto non italiano, ma appunto praticabile per via della Convenzione dell'AIA, però ci sono una serie di suggestioni che possono rendere conveniente o non conveniente, e ripeto, non solo dal punto di vista tributario, un ragionamento che potrà nel tempo, mano a mano che queste cose si diffonderanno, andare, perché effettivamente un trust commerciale è una fusione tra un trust non commerciale e una società che funge da holding. Ecco, la suggestione del trust holding, è meglio un trust non commerciale o è meglio un trust commerciale? Beh, la lascerei al caso. Cioè, mai come oggi abbiamo degli strumenti in più che, secondo noi, sono completamente sdoganati dal punto di vista fiscale. Faccio un ulteriore esempio per essere ancora più pratico, visto che siamo, tra virgolette, tra di noi e comunque questa proiezione, poi le slide verranno consegnate e potranno essere ovviamente oggetto di circolazione, ma vi chiederemmo di dirci verso chi le circolate. Non c'è nulla di segreto, ma ci piace lavorare, diciamo, all'interno di un cerchio di soggetti che capiscono e non equivocano quello che stiamo dicendo, perché noi siamo full compliant, sia nella parte regolamentativa del diritto che fiscale. Per cui interessante qui dibattere holding, non holding, trust commerciale, abuso del diritto, ma è veramente un trust commerciale, eccetera. Però prendiamo un esempio con gli immobili. E ho fatto un esempio volutamente particolare, che verrà poi ripreso anche dai colleghi. E cioè, ipotizziamo un disponente che prende 1 milione di euro e li mette in un trust lussemburghese. Un trust lussemburghese è un trust non residente whitelist ai fini dell'articolo 73, però sappiamo anche che nonostante che sia in Unione Europea, è probabile che produca redditi paradisiaci. Cioè il concetto di stabilito,
che la circolare 34E ci dà, ci dice vado a vedere che succede. E il reddito di un trust fiscalmente lussemburghese non sconta, salvo casi particolari, ma se avessi 1 milione di euro in una banca svizzera, in quella banca svizzera guadagna 100.000 euro, in quei 100.000 euro non sconterebbero imposta, quindi è paradisiaco il reddito. Bene, ma ipotizziamo che anziché di metterli in banca questo 1 milione, i trustee, secondo il programma dei trust, comprino un immobile in Italia. Perché il figlio viene a studiare in Università Bocconi piuttosto che perché vogliono comprare una casa a Capri per divertimento. Benissimo. Sappiamo tutti che un soggetto come questo, essendo un soggetto IRES non residente, passati 5 anni, esattamente come una persona fisica, quindi non c'è nulla di esotico, esattamente come una persona fisica, quando poi andrà a cedere questo immobile, realizzerà una plusvalenza che è colpita da un'imposta zero, articolo 67 del testo unico. Ed ipotizziamo che andrà a dare ai beneficiari il risultato 5 milioni. Quindi darà 1 milione di capitale, poi vediamo questa cosa come importante anche dal punto di vista della contabilità fiscale del trust, e 4 milioni di reddito assoggettato ad imposta. Il figlio, ipotizziamone uno solo, riceverà 5 milioni. Ecco, qui le domande ai fini delle dirette importanti sono: ma il disponente dove era residente quando ha fatto il trust? E siccome siamo in una situazione di forte mobilità verso l'Italia, c'è una forte convenienza prima di venire in Italia a targare il disponente come non residente. Chiaro che non è che lo posso estrovestire, ma se c'è un olandese che si trasferisce per lavoro in Italia, gli conviene fare il trust prima o dopo? Gli conviene fare il trust prima, perché ai fini delle dirette è rilevante la residenza fiscale del settlor all'atto della disposizione. Vedremo poi sulle indirette come questo ha delle implicazioni sulle territorialità, così come dove sono i beni. E ancora, ma i beneficiari, cioè il figlio dell'olandese, è il figlio che è venuto in Italia e quindi è residente. E cosa faccio? Vado a fotografare l'atto di attribuzione e vado a vedere nel momento di attribuzione dov'è residente il beneficiario. Potrebbe essere una famiglia italiana in cui il figlio è andato a lavorare in America, potrebbe essere un olandese il cui figlio è rimasto in Olanda. E questo avrà, come vedremo, anche delle implicazioni ai fini del monitoraggio. Quindi, ancora una volta, quello che vogliamo sottolineare, sempre tra virgolette, tra di noi, chiuse virgolette, è che c'è una forte modularità che in mano a chi fa pianificazione patrimoniale per bene è molto interessante perché? Perché nel 90% dei casi, che noi rimarremo nell'80% dei casi, siamo secondo le linee guida dell'agenzia. Alcune neanche dal punto di vista dottrinale potremmo anche discuterle, ma dal punto di vista professionale seguiamo le linee guida dell'agenzia che ci ha dato passaggi e situazioni particolarmente interessanti, pur lasciando alcuni punti di domanda. Ecco, da questo punto di vista, spero di aver trattato nel tempo dedicato in modo leggero, però di darvi anche alcune suggestioni, è particolarmente interessante perché capite bene che posso anche in termini di architettura patrimoniale trovare dei benefici non solo tributari, perché per esempio questo bene è segregato in quanto è un trust e quindi non può essere aggredito rispetto al figlio. Piuttosto che vi ricordo, ma qui sto lasciando le parole al collega che mi segue, e scusami Domenico se ti brucio un secondo, che mettere 1 milione di euro in un trust costa 200 euro. Quindi su questo principio ti lascio la parola Domenico e a te 8 minuti di riflessioni sulle imposte indirette. Prego. Ciao Luigi, grazie e buongiorno a tutti gli amici e clienti che ci stanno seguendo e che hanno deciso di trascorrere con noi questa oretta per discutere sulla circolare e su quella che giustamente sia tu che Andrea avete definito una nuova era nell'ambito non soltanto della fiscalità dei trust, ma anche in ambito civilistico. Voglio fare subito una semplice riflessione, sia un po' per il mio passato professionale, 15 anni in agenzia, ma sia in un'ottica futura. Io credo che questa nuova era, come già definita sia da te, Luigi, che da Andrea, sia molto centrata su una rivoluzione e su una importante evoluzione che ha avuto l'agenzia nell'interpretare e nel modificare le proprie idee sul trust. In particolar modo nelle imposte indirette che nell'ambito della circolare
hanno sicuramente un impatto non soltanto da un punto di vista del numero di pagine, ma delle questioni che vengono trattate, ha un impatto molto rilevante. Noi, come dicevi tu all'inizio, dobbiamo partire sempre da quella fatidica data, cioè tutto inizio in quel fatidico 2006, quando è stata reintrodotta l'imposta di successione e poi c'è stata la successiva circolare, la 3 del 2008 e poi la 48E e la 3 e la successiva 61 sempre in ambito di trust. Questo perché noi dobbiamo sempre tenere in mente, anche per capire appunto l'evoluzione, il punto di arrivo che oggi l'agenzia ci sta chiarendo nell'ambito delle imposte indirette. Fino a 2 mesi fa, di fatto, neanche un mese fa, l'imposizione indiretta sui trust avveniva per il solo fatto di aver costituito un vincolo di destinazione, no? Quindi per ripercorrere un po' quella che era una delle prime cassazioni, una del 2005, no? L'astratta utilità economica che poteva avere l'attribuzione e la segregazione dei vincoli dei beni in trust. Questo comportava chiaramente un'imposizione, come si suol dire, in entrata dei beni e quindi un'imposizione che vedeva sicuramente in una prima fase il pagamento delle relative imposte secondo chiaramente le franchigie in funzione dei beni, chiaramente con il vincolo della territorialità di cui l'articolo 2 e quant'altro. Questa impostazione, come sappiamo, nel 2015 era fortemente radicata, ha iniziato a scricchiolare nel 2018, fino a che nel 2020, e di questo abbiamo credo più di 120 sentenze, è definitivamente crollata e quindi si è passato sempre nell'ambito dell'imposizione diretta, dal concetto di astratta utilità economica a rilevare come momento impositivo nell'atto e quindi presupposto impositivo dell'ambito delle imposte indirette, successione e donazione, l'effettivo arricchimento del beneficiario. Questo cosa di fatto ha comportato uno spostamento temporale, diciamo, in avanti, ovvero al momento dell'attribuzione finale dei beni ai beneficiari, dei appunto beni segregati in trust dal settlor. Ecco, naturalmente questa attribuzione, come dice la circolare stessa, deve essere appunto un'attribuzione stabile. Sul concetto di attribuzione stabile, insomma, potremmo spendere veramente giornate, però ecco, giusto per cercare di sintetizzare e dare un velocissimo flash. Cioè, un'imposizione stabile non è altro che l'effettiva percezione da parte del beneficiario, quindi l'effettivo arricchimento e l'attribuzione quindi dal trustee al beneficiario dei beni che erano stati adesso nello strumento segregati. Sempre nell'ambito dell'attribuzione stabile, che quindi avviene, abbiamo detto, al termine, immaginiamo, della vita del trust, o comunque al momento dell'attribuzione, l'agenzia ci dice che è possibile anche l'ipotesi in cui avvenga, come dire, un anticipo della tassazione ai fini delle imposte dirette, nel momento in cui il beneficiario goda, anche quando ci sia stato l'atto di costituzione o di attribuzione dei beni in trust, di un diritto pieno ed esigibile, che quindi l'agenzia ci ricorda essere non subordinato alla discrezionalità del trustee o del disponente. Ora, lasciando, come dire, per un secondo da parte le implicazioni civilistiche, però anche le implicazioni che derivano dall'applicazione della legge che poi viene effettivamente applicata allo strumento, effettivamente questa possibile anticipo di tassazione dovrebbe essere è limitata soltanto a dei casi molto ben definiti, ovvero con una perfetta individuazione o facilissima individuabilità dei beneficiari e che devono vantare, come dice la circolare stessa, un pieno ed esigibile diritto.
che quindi, come dire, per certi versi potrebbe in qualche maniera, non voglio dire far venire meno il trust stesso, però potrebbe comportare delle problematiche sulla tenuta. Chiaramente per quanto riguarda la liquidazione delle imposte si seguono gli ordinari criteri, le ordinarie franchigie, quindi il 4% nel caso di parenti in retta, il 6, l'8 nel caso. E naturalmente la liquidazione dell'imposta segue quella che è un po' la nuova impostazione che viene data all'Istituto del Trust dall'Agenzia delle Entrate, che è quella di diciamo un istituto, come dire, a formazione progressiva, cioè un istituto che come dire, esplica i suoi effetti nel tempo. Questo perché spostando la tassazione al momento in uscita, definiamola così, ci possiamo trovare davanti, soprattutto nei casi di vecchi trust, che abbiano in entrata fatto scontare le imposte al momento dell'istituzione del trust. Ecco, in questi casi, appunto, bisogna andare un attimino a verificare se la fattispecie, come ci dice la circolare, è esaurita o meno. Che significa esaurita? Cerchiamo di tradurlo in un esempio facile. Stetlow dispone un immobile nel trust, viene pagata, o del denaro, insomma, dei beni, vengono pagate le imposte relative, quello stesso bene viene destinato e attribuito al beneficiario finale. Quindi stesso bene, medesimo beneficiario, medesimi diritti sulla quale è stata effettuata la liquidazione e il versamento naturalmente delle imposte. Situazione leggermente diversa è laddove invece, e la circolare fa proprio un esempio specifico, laddove al momento dell'istituzione viene attribuito del denaro, viene acquistato un bene, l'immobile, rivenduto e con i capitali successivi, diciamo, ricavato, non solo la parte, come dire, patrimoniale, ma anche la parte reddituale, vengono acquistate, ad esempio, delle quote societarie. Ecco, in questo caso ci sarà necessario una nuova riliquidazione dell'imposta e quindi è necessario, ecco, come dicevi tu prima, io sono molto d'accordo con questo, un'analisi, ecco, io oggi fossi un trustee farei sicuramente un'analisi non solo dell'atto di trust, ma proprio della fattispecie che il trust affronta per verificare con questa nuova era dettata dall'Agenzia delle Entrate, ci sono delle modifiche, ci sono degli accorgimenti, o meglio, ci sono delle opportunità che possono essere prese in favore dei beneficiari o in generale di una maggiore efficacia dell'istituto. Ecco, quindi questo sicuramente è necessario, a mio avviso, procedere con una verifica. Importante, ecco, mi ricollego a quello a cui tu ti riferivi prima, la distinzione fra capitale e reddito. Questo perché, anche in funzione di questa slide che hai appena proiettato, al di là della rilevanza territoriale, quindi l'articolo 2, quindi il disponente residente in Italia, gli immobili sono in Italia o all'estero, è importante, laddove l'Agenzia delle Entrate nel paragrafo, diciamo, sulle attribuzioni senza formalità, chiarisce una cosa molto importante, secondo me, ovvero laddove si fa riferimento all'articolo 56 bis del 346, quindi la possibilità di registrare volontariamente gli atti formati all'estero, chiarisce in maniera molto netta che la distinzione tra elementi reddituali e patrimoniali fa sì che le distribuzioni di tipo patrimoniale non sono soggette all'imposta sulle donazioni. Questo perché sono state, diciamo, viene da dire, già pagate le imposte da un punto di vista dell'imposizione diretta. Quindi anche in questo c'è stata una grandissima innovazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e credo che questo sia un elemento sicuramente da tenere in considerazione. Ecco, spero di essere rimasto nei miei minuti. Scusatemi, allora, se ho sforato. Da questo punto di vista, infatti, per essere tecnici, l'articolo 45,4 assurge alla sua importanza con questa presunzione non solo ai fini delle imposte reddito
dirette in capo ai beneficiari, ma anche ai fini del TUS. Su questo la circolare è piuttosto esplicita e peraltro coerentemente con la bozza, si può dire coerentemente con la bozza, dell'11 agosto 2021. Questo tema vedremo, ancora una volta riprendo il principio, la necessità, secondo noi opportunità, di andare a vedere i trust esistenti il 20 di ottobre per vedere se sono esauriti o non sono esauriti, per capire cosa si può fare con l'eventuale pagamento delle imposte effettuate in entrata, ma anche per andare a sistemare o a dare un'interpretazione coerente attraverso dei deed dei trustees, in modo che poi chi andrà a leggere in futuro riconosca certi passaggi della circolare, così da ancorarci. Questo è particolarmente vero, in particolare tra commerciali e non commerciali, ma andiamo solo sui non commerciali e in particolare sui discrezionali e non discrezionali, in ambito di monitoraggio. E quindi Paola, darei la parola a te sul fronte, appunto, sulle tue riflessioni su questo tema del monitoraggio fiscale di trust. Buonasera a tutti. Alcune brevi, ma ritengo importanti, riflessioni sulla tematica del monitoraggio fiscale. Come tutti ben sapete, articolo 4 del DL 167 del 1990 impone un obbligo di monitoraggio fiscale ad un trust fiscalmente residente in Italia, nonché a tutti i soggetti che possono dirsi titolari effettivi di un trust, chiaramente anche quest'ultimo fiscalmente residente in Italia. Il concetto di chi sia un titolare effettivo di un trust viene, diciamo, rimandato alla normativa sul antiriciclaggio e in particolar modo il DL 167 del 90 richiama nello specifico l'articolo 20 del decreto legislativo 231 del 1990 per come del 2007, scusate, per come è stato poi emendato successivamente. Come sapete, la normativa sul concetto di titolarità effettiva di un trust ai fini dell'antiriciclaggio ha subito diverse variazioni in recepimento delle diverse direttive comunitarie che riguardano questo ambito e hanno chiaramente un impatto anche ai fini del monitoraggio fiscale. Perché in questi ultimi anni si è dibattuto molto sul monitoraggio fiscale? Perché diciamo che il legislatore, con particolare riferimento all'obbligo del monitoraggio fiscale in capo ai cosiddetti titolari effettivi di un trust, nel richiamare appunto la normativa antiriciclaggio, dimentica oppure sceglie di non richiamare l'articolo 22,5 del decreto legislativo 231, che come sappiamo è l'articolo dedicato alla definizione di chi siano i titolari effettivi di un trust. E come ben sapete, i titolari effettivi di un trust sono tutti i soggetti del trust stesso, per come definiti dalla normativa antiriciclaggio. Quindi la domanda che principalmente si sono posti gli operatori del settore è: tenuto conto della finalità della normativa sul monitoraggio fiscale, è corretto che tutti i soggetti del trust compilino il quadro RW della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi in cui un trust detenga del patrimonio all'estero? Su questo la circolare entra nel merito e diciamo che la tematica è stata affrontata in particolar modo nel paragrafo 5.2 della circolare stessa, in cui l'Agenzia delle Entrate ci dice: ritengo applicabile estensivamente l'articolo 20 del decreto legislativo 231 anche per i trust, benché questo articolo, come ben sappiamo, sia riservato alle persone giuridiche private, e tralasciando, diciamo, la vecchia definizione che richiamava le percentuali di attribuzione del patrimonio e del controllo del trust, sono da considerarsi beneficiari effettivi dello stesso tutti i soggetti beneficiari del trust individuati o facilmente individuabili. L'aspetto secondo me più importante della circolare, che merita un'attenzione particolare,
riguarda il passaggio in cui la circolare, con specifico riferimento ai trust esteri, spiega chi siano i soggetti tenuti a effettuare la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, e nello specifico ci dice: laddove il trust sia estero, sia non discrezionale, e quindi la definizione di discrezionale o meno la andiamo a ritrovare nella pagina 8 della circolare, per come è stata illustrata prima da Luigi in premessa, laddove il trust sia estero non discrezionale, quindi i beneficiari del trust stesso, chiaramente beneficiari fiscalmente residenti in Italia, andranno a compilare il quadro RW dopo, andando a dedicare appunto le attività patrimoniali barra finanziarie detenute dal trust all'estero, nonché le percentuali del patrimonio delle entità attribuite agli stessi. Da dove invece il trust sia discrezionale, i beneficiari fiscalmente residenti in Italia dovranno andare ad indicare il credito vantato nei confronti del trust, laddove il trustee abbia comunicato loro la decisione di assegnargli del reddito o del capitale, nonché gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero. Attenzione che c'è un inciso secondo me interessante che dice: sulla base delle informazioni disponibili. Tant'è vero che l'Agenzia delle Entrate prosegue dicendo che l'applicazione delle sanzioni per omessa comunicazione riguarda l'ipotesi in cui le informazioni fossero note al contribuente italiano. Quindi questa è una tematica che secondo me è importante e che merita una riflessione su cosa si intenda di il concetto di informazioni disponibili e meno, sulla cui base poi andranno ad essere applicate o meno le sanzioni per eventuale omessa comunicazione delle informazioni da indicarsi nel quadro RW. Su tutti gli altri soggetti del trust non mi soffermo, perché? Perché l'Agenzia delle Entrate, in linea con quello che aveva già stabilito o comunicato in diverse risposte di interpello, ci dice che nell'ipotesi di trust genuiti, il settler, il trustee e il guardiano non sono tenuti alla compilazione del quadro RW, in quanto tali soggetti non possiamo ritenere che tali soggetti abbiano il possesso dei beni o dei redditi del trust, tali per cui scatti l'obbligo del monitoraggio fiscale. E su questo ho concluso. Bene, grazie Paola. Cioè, il ragionamento che quindi emerge da una lettura, diciamo, sintetica della circolare 34E nel campo del quadro civile o giuridico, civile nel senso di convenzione dell'AE, che comunque porta nel diritto civile i trust, ma dal punto di vista delle linee guida, come diceva prima Andrea Moia, del fisco, sul campo delle dirette e indirette sul monitoraggio, danno delle nuove visioni, delle linee guida che ci confortano. A volte anche, devo dire, è emerso quello che noi abbiamo sempre pensato ed è sempre stata la nostra posizione, però diciamo conforta molto vederlo scritto nelle 60 pagine della circolare. Ci sono alcuni punti che daranno ampio dibattito tra noi esperti, ma ce ne sono altri che, devo dire, sono piuttosto chiari e, per così dire, stabiliti e stabili. Cioè, da questo punto di vista abbiamo molti margini. Adesso entriamo in un argomento che è molto importante, come avete sentito anche Paola, ha collegato la titolarità effettiva al monitoraggio, come dice il legislatore. I trust, che non nascondiamoci, sono strumenti ampiamente esistenti, ampiamente circolanti nel mondo, non solo anglosassone, non solo di common law, hanno tutto un tema di trasparenza fiscale, in cui ormai le linee guida OCSE sono molto chiare, ci sono varie authority con varie posizioni, Consob la pensa in un certo modo, Banca d'Italia
In un altro, anche se tutti auspichiamo che recuperi un po' la visione di Consob, in quanto questi strumenti sono perfettamente legittimi e dotati di una loro ragione, ma soprattutto c'è tutto il tema del registro di titolari effettivi. Su questo chi meglio di te, Valerio, può darci la propria visione? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per questo incontro tra di noi e tra i nostri clienti. L'aspetto secondo me è peculiare di questa circolare rispetto all'antiriciclaggio è proprio il classico esempio di come la normativa fiscale ormai sia a livello nazionale che a livello internazionale stia facendo un percorso parallelo tra la normativa antiriciclaggio e quella fiscale. Ed effettivamente il richiamo espresso fatto dalla circolare all'articolo 4 della legge 167 del 90, così come modificata nel 2017 e nel 2019, che richiama la definizione, richiama in toto le definizioni, o meglio, richiama particolarmente alcune definizioni della legge antiriciclaggio, ne è un esempio. Quindi dobbiamo fare una riflessione dal punto di vista tecnico, non si può non ragionare di compliance fiscale se vogliamo aprire un conto e quindi se vogliamo avere un rapporto finanziario con istituzioni finanziarie di investimento. Quindi oggi se il messaggio probabilmente più eclatante dato dalla circolare, che poi secondo me dal punto di vista antiriciclaggio ha delle tematiche delicate da affrontare, ma il punto quello forse più importante è quello di dire: beh, è stata sdoganata dal punto di vista fiscale, ma proprio perché è stata sdoganata dal punto di vista fiscale, la compliance fiscale rispetto alla circolare va seguita. E quindi ben venga il concetto di dire: facciamo un check-up dei trust esistenti, facciamo una verifica sia antiriciclaggio che fiscale, perché sarà la stessa. Cioè, se non c'è una compliance fiscale, il trust deve essere segnalato e il trust non può operare. Questo è fin troppo evidente. Ma forse la cosa positiva, quindi per vedere il bicchiere mezzo pieno, è che finalmente c'è una disciplina a cui gli esperti del settore si possono perlomeno richiamare, e quindi la verifica da parte di un professionista, un esperto, di quelli che sono i principi, le linee guida e il vestito dell'entità giuridica trust, che segue la compliance di cui è la circolare dell'Agenzia delle Entrate, è secondo me l'aspetto fondamentale, perché uno aspetto delle raccomandazioni OCSE è proprio la compliance fiscale, cioè il riciclaggio è anche il reato tributario presupposto. Ma attenzione, reato tributario presupposto che ormai è anche all'interno del concetto di riciclaggio del diritto penale, così come la direttiva sulla lotta al diritto penale la lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale, cioè un allargamento che io da tecnico e da avvocato ormai cerco di spiegare un po' anche ai colleghi quando mi confronto nei vari consessi esteri, dove non è tanto la giurisdizione che la fa da padrone, ma è la giurisdizione del trust, ma è evidentemente la giurisdizione del contribuente. Tant'è vero che ormai ormai giurisprudenza consolidata, ma anche dal 2000 fine dicembre 2021 con l'ultimo recepimento della direttiva sulla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale, si parla proprio attraverso la direttiva, e quindi non sarà solo l'Italia, ma sarà l'Italia, la Spagna, la stessa Germania, dove in realtà c'è tutto un tema su quali sono i reati presupposti, eccetera eccetera, l'Austria, devono per forza considerare la giurisdizione del taxpayer, quindi della residenza del soggetto che deve pagare le tasse. Quindi il collegamento è fondamentale: compliance fiscale,
valutata rispetto a noi italiani, se ci sono taxpayer italiani, contribuenti italiani, che è indissolubilmente legata alla normativa antiriciclaggio. Una piccola pillola, che è anche un po' una critica alla circolare. La circolare fa riferimento a questo obbligo, richiamando l'articolo 2, scusate, l'articolo 1, lettera PP, comma 2 del decreto legislativo 231, e che in realtà parla del titolare effettivo in generale, quindi del famoso colui che la controlla in ultima istanza, e poi dell'articolo 20 che parla delle persone giuridiche private di cui al decreto del presidente, cioè quelle persone giuridiche private che devono chiedere un riconoscimento della propria personalità giuridica. Non parla, come ha detto giustamente la collega Bergamina, dell'articolo 22. E allora mi si consenta, da avvocato che tratta sanzioni, di ricordare a tutti un principio, che è quello, anche a livello di sanzioni amministrative, che è nullum crimen, nulla pena sine previa legge. Cioè, se c'è una sanzione, a me sta bene che l'Agenzia delle Entrate giustamente dica che per una interpretazione sistematica e la relazione del decreto legislativo 231, eccetera, eccetera, però la legge non c'è. Il richiamo al trust all'interno della legge, cioè l'articolo 4, richiama l'articolo 2, lettera, l'articolo 1, lettera PP, comma 2, lettera PP2, e poi l'articolo 20 che parla di adeguata verifica, dove non si parla di trust. Quando prima, nel 2016, il richiamo a un allegato del decreto legislativo invece richiama espressamente i trust. Quindi questa forse è una riflessione da fare, oltre quella giustamente di dire che ciò che è richiamato, diciamo, ciò che è richiamato nella circolare va seguito. C'è forse in ambito sanzionatorio una riflessione maggiore. Quando arriva una sanzione, una contestazione nei confronti di un trust, si può fare. Quindi, mentre invece da un punto di vista proprio di tecnica di antiriciclaggio, quindi attenzione alle segnalazioni, la compliance fiscale va seguita in maniera molto molto attenta, dal punto di vista sanzionatorio probabilmente estremi di difesa ce ne possono essere in relazione a questo elemento. Altro diciamo piccolissima pillola è i richiami che le normative antiriciclaggio nel tempo hanno dato. C'è una comunicazione UIF del 2013 che parla appunto degli indici proprio di anomalia dei trust, e guarda caso c'è un allegato tecnico che parla di non compliance fiscale, che parla appunto di operazioni riconducibili a soggetti che hanno una situazione finanziaria in difficoltà prossima all'insolvenza, aggravanti da ingenti debiti tributari, presenza a vario titolo nel trust dei soggetti che in base alle informazioni disponibili sono sottoposti ad indagini, conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che in base a informazioni in sede adeguata a verifica presenta un profilo palesemente incoerente con la complessità dell'attività gestoria, reticenza del trustee nel fornire documentazione inerente al trust, coincidenza tra disponente e trustee, tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato tra gli stessi, frequente rilascio da parte del trustee di deleghe ad operare, specie se a favore del disponente o di soggetti a lui prossimi, revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giustificazione. Come vedete, io poi sono una serie di indici di anomalia che poi dice appunto già l'UIF nel 2013, sono quelle che poi anche, no, anche la circolare nella parte dedicata agli interposti, ai fittizi, dice attenzione a non fare questi comportamenti. E come vedete, Valerio, infatti, senza entrare troppo nei dettagli, perché sono cose sì, questo per dare il segno. Volevo solo portarti l'ultimo proprio valutazione, quella sul lupo originale. Devo partire una domanda io, coinvolgere anche Andrea. Questa cosa della sentenza della Corte di Giustizia Europea, cambiando il panorama della titolarità effettiva, è arrivata, tutti ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo così. È molto interessante, sia letta in lingua, diciamo, in lingua vera che in traduzione inglese. Che impatto ha? Un minuto a te, Valerio, un minuto a te, Andrea, che poi andiamo a concludere. Un impatto estremamente interessante, che è quello di
sostanzialmente maggiormente tutelare, per quanto mi riguarda, l'identità dei titolari effettivi dei trust, che già in Italia attraverso un'attività di audizione parlamentare e di osservazione che avevamo presentato tu attraverso STEP, io attraverso ASOML, avevamo sicuramente in un certo qual modo cercato di calmierare attraverso il diritto di informazione e di opposizione, che è già previsto nel nostro decreto attuativo, ma ne mancano altri tre. Però ecco, con questa sentenza che dice sostanzialmente che l'accesso e non ci può essere un accesso indiscriminato, perché sarebbe sproporzionato dal punto di vista dei diritti umani, al registro dei titolari effettivi, da parte di chiunque, chiaramente comporterà e comporta che queste informazioni potranno essere richieste solo attraverso dei soggetti che sono qualificati, che avranno, io ho ipotizzato su un articolo sul Sole 24 Ore, anche uno sul Corriere di Malta, diciamo un accreditamento qualificato, quindi almeno subject person, almeno soggetti obbligati, che poi potranno così tutelare e considerare il dato segreto dal punto di vista professionale, per evitare che poi ci sia, diciamo, uno spargimento di questa È comunicazione, molto, quindi molto chiaro. prevalenza del diritto dell'Unione Europea rispetto ovviamente anche alle legislazioni nazionali, tra cui Molto chiaro, Valerio. Andrea, vuoi dare un tuo commento? italiana. Innanzitutto, sicuramente questa sentenza è molto importante perché stabilisce dei principi fondamentali che ovviamente tutti noi professionisti avevamo già evidenziato in più sedi, ma che purtroppo non erano stati recepiti dal legislatore europeo e italiano. Devo dire che nel nostro sistema, prima della sentenza, c'era già un doppio binario di pubblicità, nel senso che le società davano una disclosure assoluta, mentre i trust prevedevano una forma di filtro maggiore, quindi non c'era una pubblicità totale. Quindi, sotto questo profilo è interessante sottolineare che, come anche prima, una forma di tutela nei confronti del trust c'era stata proprio per la invasività che poteva avere la disclosure di alcune informazioni di un negozio complesso come quello del trust. Però sicuramente il fatto che adesso ci sia maggiore riservatezza è una cosa molto positiva che rafforza ulteriormente i diritti fondamentali. E Un elemento infatti in più, un elemento in più. Lussemburgo e anche Malta, se non sbaglio, e anche l'Olanda hanno già assolutamente chiuso l'accesso, no? Stanno arrivando un po' tutti su questo fronte dentro l'Unione Europea. Va L'Italia bene, invece non è mai partita, quindi adesso siamo stati fortunati. abbiamo fatto anche un paio di articoli sulle 24 ore di questo agosto, stiamo anche cercando di lavorare per il bene di tutti. Quindi da questo punto di vista diciamo che ne esce una valutazione interessante di diciamo, di questo sdoganamento, dopo lo sdoganamento giuridico anche lo sdoganamento tributario, appunto parliamo anche al nostro interno delle nuove best practice. Quindi sempre anche con la possibilità di intervenire, ma andando a chiudere in qualche minuto, perché siamo puntuali rispetto alle 18 e 15 che ci eravamo dati. Sostanzialmente emergono degli elementi molto importanti per fare trust ed estate planning, pianificazione patrimoniale in Italia e con l'Italia. Perché anche se guardo alla clientela estera e guardo agli studi con cui ci interfacciamo tipicamente, poi faremo un webinar in lingua inglese dedicato solo a loro, ci sono arrivate molte domande perché capite che con la mobilità. Gente che si sposta in Italia con 24 bis piuttosto che gente che si sposta in Italia per quegli impatriati, piuttosto che gente che ha il piacere di comprare un immobile in Italia, è attraverso questa, quindi quando c'è un asset italiano, quando c'è un settlor o un beneficiario in Italia o un guardiano in Italia, può essere interessante entrare, anche perché sono pochi le legislazioni al mondo che hanno la soggettività passiva del trust. E su questo tema, quindi c'è un forte impatto per i soggetti residenti, perché possono tranquillamente avere, diciamo, è sempre stato, come anche scritto nel mio libro, il trust uno degli strumenti, ne esce rafforzato da questa circolare.
ne esce rafforzato anche sui temi cross-border, perché ci sono una serie di elementi, diciamo adesso è troppo complicato dare tutta una sintesi, ma dal punto di vista olistico è veramente sdoganato. Se adesso, come io credo, come appena detto anche Valerio Valefuoco, anche le authority si adegueranno a questo nuovo corso dell'Agenzia delle Entrate, diventerà tutto molto più vero. E quindi è vero che gli strumenti come i derivati possono essere usati male, così come i trust, ci sono casi nefandi di utilizzo dei trust, ma si possono usare, come sempre abbiamo fatto, in modo molto buono. E quindi sono strumenti che hanno sì una difficoltà di cultura, perché comunque in Italia non è facile togliersi la proprietà di un bene e attribuirla a un altro soggetto davvero, come è noto. Ecco, quindi questo ci porterà, per i trust già esistenti, a una forte necessità di quello che noi chiamiamo fare un check-up. Cioè i trustee devono capire che c'è un nuovo ambiente di opportunità e di necessità. Quindi è necessario che i protettori trustee si rivolgano a professionisti qualificati al fine di andare a verificare se tutto è ok, il trust è esaurito, non è esaurito, chiedo il rimborso delle imposte che ho pagato, sistemo questa clausola perché così nessuno può avere dei dubbi che sono all'interno della definizione, come ha detto Paola Bergamin, di trust discrezionale per l'Agenzia delle Entrate. Cioè andiamo a consolidare le pianificazioni già fatte. Nell'altro lato si apre tutto quello che noi da tempo chiamiamo wise planning, che è oltre il legale. E oltre il fiscale, infatti come piace dire a noi come studio, noi non siamo fiscalisti o legali, noi facciamo wealth, facciamo law, facciamo tax, facciamo finance e li integriamo tra di loro. Perché anche la contabilità, per dire una cosa che in realtà dovrebbe essere una commodity, beh, vi assicuro che ragionare di contabilità dei trust con i trustee esteri, come abbiamo cominciato a fare, e cominciare a tenere una contabilità che tenga separato, segregato, il capitale dal reddito, con tutti i benefici che questa separazione contabile e reddituale ha in uscita, è particolarmente interessante. Quindi io direi che, un po' di pubblicità progresso per il libro, e che è anche un video che potete vedere, sul wealth planning ne esce assolutamente rafforzato con questa circolare. Volevo aprire un po' al dibattito tra di noi, e se qualcuno via WhatsApp o altro, come ha già fatto, vuole fare qualche domanda, però diciamo che l'obiettivo, siccome conosciamo personalmente tutti voi che partecipate, è fare seguire a questa chiacchierata insieme degli incontri, con alcuni li abbiamo già fatti, con alcuni sono programmati nei prossimi giorni, proprio per poter entrare anche strategicamente in questi argomenti e in questi ambienti. Ci conoscete già, devo dire che particolarmente interessante quello che sta succedendo, e quindi siamo accanto a voi assolutamente. Ecco, da un punto di vista generale chiuderei un po' con una battuta, un giro di tavolo, e le domande che sono arrivate sono tutte abbastanza tecniche, quindi le andremo a risolvere una alla volta, perché altrimenti diventa troppo complicato, perché alle 8 e un qua, alle 18 e 15, come da programma, andiamo a terminare questa trasmissione, che spero sia stata interessante. So Paola, Domenico, se avete qualcosa da aggiungere, Andrea, non avete che da togliere il microfono e dirlo, altrimenti vado io a concludere con piacere. Ringrazio tutti i partecipanti, credo che questo sia solo un inizio. Noi abbiamo pianificato una serie di eventi pubblici, diciamo, a parte uno che per amicizia abbiamo fatto prima di dicembre, ma l'anno prossimo, adesso è tempo anche di andare a correre sulle urgenze che tutti abbiamo. Questa cosa dei trust, dal punto di vista del diritto, dal punto di vista del fisco, necessita e pretende un esame, che stiamo già facendo con alcuni amici intermediari finanziari, per andare a studiare anche se ci sono anche delle opportunità nel mondo della governance. Nel mondo del governance intendo all'interno delle società, dei passaggi generazionali, delle strutture complesse. Nel mondo del collezionismo, pensate cosa vuol dire non avere più un persona fisica con la partita IVA, perché è un collezionista, ma avere un trust commerciale che compra e vende opere d'arte. E ancora, pensate cosa può voler dire fare il trust dopo di noi, perché anche il trust dopo di noi, di cui non abbiamo parlato, era già sdoganato, ma lo è ancora di più dopo questa circolare. E quindi ci sono tutta una serie di temi per il registro del terzo settore. È chiaro che questo è uno strumento che entra, adesso non voglio e non posso essere completo, entra e si collega con tutto lo scibile che uno studio come il nostro, grazie alle capacità che qui sono rappresentate, ma anche grazie a tutto il sistema di colleghi che attraverso varie società
che frequentiamo hanno prodotto una capacità di comprensione, devo dire, anche su base comparatistica a livello internazionale, è particolarmente interessante poter avere anche lo strumento trust, oltre a tutti gli strumenti societari e contrattuali che abitualmente utilizziamo nel wealth planning. Io vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata e niente, ci vediamo presto. Grazie, buona serata.